che è davanti a volte è più in difficoltà, perché deve capire se è meglio attaccare o riuscire a difendersi. Porca c***a! Chi meglio di un campione del mondo della 250, vice campione del mondo della MotoGP, il pilota più vincente in Superbike, in questa intervista seria, ma non troppo, poi capirete, per capire come si disputa questa lotta finale nella MotoGP. Marco Melandri, parto subito a bomba. Chi vorresti essere in questo momento tra Pecco Bagnaia e Jorge Martí? Ah, è difficile da dire, è difficile. Ci sono pro e contro in entrambe le situazioni. Però sicuramente sarà un finale di stagione molto emozionante e tirato. Io continuo a credere che il favorito sia Bagnaia. Però adesso sicuramente ha una forma Martin che è inarrivabile per tutti. Senti, ma tu che sei un pilota e queste situazioni di lotta in campionato le hai vissute, secondo te quali sono i pensieri che passano nella testa di Martin e di Bagnaia in queste settimane? Ma sai, per un certo senso chi è davanti a volte è più in difficoltà, perché deve capire se è meglio attaccare o riuscire a difendersi. Però a volte quando pensi di difenderti è più facile anche sbagliare. Chi è dietro, tra virgolette, ha meno da perdere. Poi Martin, essendo in un team satellite, ha sicuramente sente meno la pressione di Bagnaia, perché comunque non è un ambiente facile il team ufficiale. E quindi forse è più sgombro mentalmente. D'altra parte Bagnaia comunque ha dimostrato di saper gestire benissimo anche le situazioni difficili, perché anche nelle gare dove non aveva la velocità ha portato a casa dei risultati comunque ottimi e non ha mai perso lucidità, quindi ha dimostrato di essere veramente un campione. Bagnaia deve capire se attaccare o difendersi, questa è la visione interessante che ci ha fornito Marco. Quindi per te però il favorito è ancora? Io dico Bagnaia. Ok, ok. E invece, spostandoci un attimo alla Superbike, il 2024 sarà un mondiale pazzesco con tantissimi piloti forti e tantissimi personaggi, quasi più che in MotoGP, no? È interessante, perché sono tanti cambiamenti, quindi sarà bello da vedere. Credo che i primi test non siano stati veramente realistici, nel senso che comunque Jerez è una pista che si adatta alla perfezione a Yamaha, quindi Johnny secondo me ha scoperto una moto che non sarà veramente così durante la stagione. E Bautista avrà difficoltà, perché mettere il peso da una parte è giusto, dall'altra è sbagliato e pericoloso, perché d'altronde se lui è più piccolo e leggero non è colpa sua. Secondo me dovrebbero cercare di livellare forse le potenze dei motori per renderlo più divertente. E poi vediamo, ci saranno nuovi ingressi, Iannone è partito subito forte, potrà sicuramente, lui il talento per far bene ce l'ha, bisognerà capire se questi 4 anni senza gare lo avranno rallentato nel corpo a corpo, nella gestione gara, nella visione gara, che secondo me questo sarà il punto più critico per lui. Ok, senti, invece ritornando un attimo indietro alla MotoGP, c'è l'attenzione per il 2024, volenti o nolenti, più che sul team Ducati Lenovo, più che sul team Pramac, sarà sul team Gresini, perché lì succede qualcosa di straordinario. Arriva Marc Márquez, tu come lo vedi? Guarda, io porca c***a! Ecco, lo scherzo di cui parlavamo. È scoppiettante secondo me Márquez in Gresini. E vabbè, aspetta che lo apro un po'. E sicuramente io sono contentissimo per il team Gresini, perché sai, sono molto legato a loro e aspetta, quindi sono loro tifosi. Andrea, è Andrea che ha pensato questo scherzo di far esplodere. Ragazzi, testimonia stupendo Marco Melandri con il nuovo airbag della Tucano, non potevo non testarlo. Lui era lì bello preciso per l'intervista, però come va Marco? Non me l'aspettavo proprio così a metà domanda. Va bene. Ma sai cosa è? Lo scoppio che fa paura, però è confortevole anche da gonfio. Quindi è quello importante. Adesso, facendo un paragone con le auto, anche l'airbag nelle auto ti spacca il naso, ti brucia la faccia. Sì, è comunque un sistema di protezione che deve essere efficace, quindi l'immediatezza dell'esplosione è tutto per salvarti la pelle. Ci sono pro e contro. Sicuramente per me questa, c'è una giacca meno pericolosa di un airbag della macchina, di sicuro. Chiaro. Perché non sei tu che vai contro l'oggetto che esplode, ma ce l'hai già addosso, quindi è normale che lo scoppio deve essere uno scoppio vero per gonfiarlo in tempi così brevi. Quando... Senti, ti lascio René, amici come prima? Vabbè, dai, mi pagherai uno spritz. Ciao René, grazie. Ciao, ciao ragazzi. Ciao.
Ma ecco, ti faccio un'ultima domanda sull'airbag. Quando è arrivato, tu non hai cominciato la carriera che c'era già l'airbag. No, è arrivato da e quando, quando è arrivato è stato uno step di sicurezza importante per voi, anche per rischiare magari qualcosa in più? No, rischiare qualcosa in più no, però quando inizi ad usarlo poi non ne puoi più fare a meno, perché è una sicurezza, funzionano molto bene e sai che ti protegge tanto ed è efficace. Quindi è un qualcosa che una volta che usi tu devi avere. Il contro è che nelle gare calde muori di caldo, perché naturalmente non passa più l'aria, però è un qualcosa con cui ci convivi volentieri. Certo, certo. Senti, eravamo a Marc Márquez, quindi te lo vedi scoppiettante, ma secondo te con la moto dell'anno scorso, se si adatta bene nelle prime, diciamo, nella prima parte del campionato, potrà vincere anche delle gare? Guarda, io non mi aspettavo che andasse così, che un Márquez in Ducati Gresini. Io ero convinto che prendessero tempo perché Dorna cercasse di piazzare due KTM da Gresini e magari mettere Márquez lì o girarlo con Miller, non lo so. Perché per il campionato secondo me era più logico, perché c'è già uno strapotere Ducati. Così secondo me diventa un monomarca. Márquez anche con la moto lo scorso anno, io non credo che ci sia mezzo secondo tra la moto lo scorso anno e quella attuale, ma è sempre una questione di messa a punto e confidenza del pilota. Lui può sicuramente vincere una moto di un anno più vecchio, ma senza problemi. E non sarà facile per Ducati gestire un pilota come lui in un team satellite, secondo me. Perché se inizia a vincere, a dar fastidio a tanti, secondo me è una situazione scomoda. Poi vediamo. Senti, veniamo un attimo a te. Tu ti sei ritirato nel 2020, giusto? Sì, fine 2019, 2020 ho fatto qualche gara col team Barney, giusto per diciamo sostituire Camier, che era infortunato. E da pilota che ha vinto più gran premi nella Superbike tra gli italiani, qual è, nei tuoi ricordi, l'anno in cui ci sei andato più vicino a vincere proprio il mondiale? E perché poi non l'hai vinto? Sicuramente è stato il 2012, che sono arrivato terzo. A tre gare dalla fine eravamo in testa al campionato, quando ero in BMW con una moto che fino a pochi mesi prima nessuno voleva. A metà 2012 sembrava la moto migliore, aveva fatto un lavoro incredibile. Non l'abbiamo vinto perché dopo le qualifiche al Nürburgring avevo fatto secondo tempo, arrivò il capo di BMW Moto Global annunciando la chiusura del team, bello contento, chiudiamo il motorsport e risparmiamo 10 milioni di euro, questo era il suo messaggio. E per noi era un casino invece, perché noi eravamo in testa al mondiale e abbiamo perso l'occasione di giocarcela, avremmo sicuramente vinto il mondiale secondo me. Invece a tre gare dalla fine, era quasi ottobre, il team si è ritrovato tutto a casa e il loro obiettivo era trovare da lavorare per dare da mangiare alla famiglia l'anno dopo, non vincere un mondiale in quell'occasione, che non sarebbe cambiato nulla vincerlo o perderlo per loro, per il loro lavoro. E quindi lì la pressione è stata tanta e l'abbiamo proprio buttato via. Era un campionato vinto. Sì. Senti, ti faccio quest'ultima domanda. Qualche settimana fa ho fatto un'intervista a Andrea Migno e lui era in casa e dietro di lui aveva un'immagine grande di se stesso in moto. Tu hai qualche immagine di te stesso in casa e se ce l'hai è quella in cui passi in derapata all'ultimo giro o no? No, di quella non si trovano foto perché ci sono solo immagini TV un po' sgranate, quindi non si riescono a fare gigantografie. Ma io in casa non ho nulla, non ho una coppa, non ho una foto. Tra l'altro io ho perso anche l'attestato del mondiale, non lo trovo più, l'ho perso. L'ho chiesto in federazione, non mi ha risposto mai nessuno e rimarrà nella mia testa. Quindi sono uno che cerca di attaccarsi a più ai ricordi mentali che quelli concreti. Infatti mia figlia all'inizio non capiva perché la gente mi fermava e mi chiedeva un sacco di cose sulle moto, perché non avendo niente in casa lei non riusciva a collegare le cose. E questo è stato divertente. Marco, secondo me non rimane solo nella tua memoria, ma anche nella memoria di tutti i miei appassionati. Grazie mille per questa intervista. Prego, è stato un piacere. E grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao.